L'oratorio di San Bartolomeo in via Cava torna a splendere. Alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini sono stati inaugurati e presentati i lavori di ristrutturazione dell'antica chiesa trecentesca, unico esempio di tardo gotico nel territorio pratese, diventata secondo luogo del cuore del Fa in Toscana. Queste mura sono importanti per noi perché sono inzuppate di spiritualità, di preghiera e di bellezza. L'intervento ammonta a oltre 250.000 euro. Le coperture sono state revisionate, sono state sostituite alcune parti dell'orditura minore, il tetto è stato coibentato per migliorare il clima all'interno dell'oratorio, sono stati rifatti gli impianti elettrici e l'impianto di riscaldamento. Particolarmente importante è il recupero degli apparati lapidei dei portali, realizzato grazie al contributo di Ancos Confartigianato Imprese Prato, che ha donato più di 30.000 euro grazie ai proventi del 2 per 1000. Difficoltà maggiori sono state quelle dell'analizzare bene le problematiche di ogni singola pietra. Noi le conosciamo tutte una per una e le abbiamo dovute analizzare approfonditamente. Ripristinato inoltre lo scannafosso intorno all'edificio per evitare le infiltrazioni di umido, che sono state tra le principali cause di danneggiamento alla struttura. Non è solo un'opera d'arte quella che viene restituita, ma è una storia, una tradizione, il vissuto di una comunità. Gli interventi però non sono finiti. Nel 2020 saranno restaurati gli affreschi. Il costo è stato stimato in 30.000 euro, di cui 12.000 euro provenienti dal FAI.